Emilio Lombardo, poche ore alla via della Gran Fondo Lombardo, tanta l'aspettativa per questa edizione, tanti partecipanti e la provincia di Trapani, la Sicilia, lo spettacolare scenario si aprirà di fronte a questi ragazzi che domani si daranno battaglia su queste strade. Sì, assolutamente, la quinta edizione della Gran Fondo Lombardo per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter vedere crescere costantemente la manifestazione, che oggi possiamo dire che è l'edizione del record, perché già abbiamo superato i 600 iscritti e chiaramente oggi pomeriggio se ne scriveranno degli altri, per cui è motivo di grande piacere. Speriamo che i ciclisti, come gli anni precedenti, rimarranno sempre soddisfatti e contenti, questo è il nostro obiettivo, quindi un ringraziamento davvero di cuore a tutti coloro che stanno contribuendo a far crescere la manifestazione, che oggi possiamo dire che è un orgoglio siciliano, e un grazie di cuore ovviamente a tutti i ciclisti che ci danno fiducia. Gaspare Lombardo nel 1952 inizia a produrre biciclette, ne è passata tanta di strada e adesso continuano con i nuovi modelli, addirittura pedalata assistita, un balzo nel futuro. Sì, è vero, ho incominciato facendo 100 biciclette in un anno, facendo non tutte nuove ma anche riparandole, e adesso invece facciamo 500 al giorno, e questa è stata una soddisfazione mia. Quando ho compiuto 80 anni ho realizzato una nuova bici che si chiamerà Mia, elettrica, che è favolosa, proprio un campione oggi l'ha provata, mi disse avrai un grande successo con questa bicicletta.